Buongiorno a tutti, siamo per una conferenza stampa in merito a un evento presentato dalla quinta circoscrizione in collaborazione con Dimensioni Armoniche. L'evento si terrà sabato 5 settembre alle 20:45 presso il vecchio Parco San Giacomo. L'entrata sarà dalla parte della Sala San Giacomo, vicino a Piazzale Sculo, la via che collega verso l'ospedale Borgo Roma. Intanto ringrazio la presenza del vicepresidente della quinta circoscrizione Floriano Rossi, della consigliera Beatrice Verzè, ringrazio anche il maestro Marcello Rossi che non può essere con noi, ringrazio anche il presidente della commissione cultura Giorgio Pizzighella che anche lui per i motivi di lavoro non può essere con noi, e la presente qui con noi, la Liviana Loatelli, maestra di pianoforte. E che dopo darò la parola in merito. Ecco, l'evento viene fatto, come dicevo, alle 20:30 il 5 di settembre presso il Parco Vecchio San Giacomo, dal titolo Profumo di Tango. Io a questo punto darei la parola alla maestra del pianoforte Liviana Loatelli per delucidazione in merito a tutto l'evento. Grazie. Grazie, io ringrazio di cuore la quinta circoscrizione, il presidente di Lara e tutti i consiglieri che ci hanno dato questa bellissima opportunità di realizzare anche in tempi così difficili un concerto, un evento appunto dal titolo Profumo di Tango, che si inserisce pienamente in quello che è lo spirito dell'associazione Dimostrazioni Armoniche, che è quello di coniugare la musica e la realtà culturale che ha prodotto questa musica. La serata sarà incentrata sul tango argentino e sulla sua storia, dalle origini fino alle ultime contaminazioni di Astor Piazzolla, e prende le mosse da un libro estremamente importante e che è stato di recentissima pubblicazione. È un libro di Borges che si intitola Il Tango. E già la storia è particolare di questo libro perché è stato pubblicato pochissimi anni fa. È costituito dalla trascrizione di quattro conferenze che Borges aveva tenuto nel 1965 a Buenos Aires e che erano rimaste sconosciute fino a pochissimi anni fa. Tramite vie traverse poi sono state appunto trascritte, ascoltate da un suo grande estimatore, trascritte e poi date alle stampe. Ed è importante perché noi vediamo all'interno di questo testo proprio qual era la storia del tango, anche proprio la storia del tango delle origini, che è quasi sconosciuto praticamente. Borges, scrittore argentino del Novecento, perfetto conoscitore della sua terra, della sua cultura, in queste conferenze, che poi sono state appunto trascritte, racconta come è nato questo genere così entusiasmante. E quindi all'interno della serata ci saranno parti di questo testo che verranno recitate e lette e poi ovviamente la parte centrale sarà quella della musica, per cui avremo proprio una carrellata dei più belli, più affascinanti tanghi dalle origini fino a Piazzolla appunto. Ci saranno non solo tanghi, ma anche altri ritmi che contraddistinguono quello che viene chiamato il genere tango, e cioè valse e milonghe. Il tutto sarà, diciamo, reso più interessante, secondo noi, dalla esibizione proprio di due ballerini di tango argentino professionisti che potranno far capire al pubblico che cos'è il tango. L'ensemble che suonerà appunto è Alma Migrante, che ormai è da anni che è specializzato in questo repertorio, e quindi quello che vogliamo dare è proprio uno spaccato di quella che poteva essere la Buenos Aires dalla fine dell'Ottocento fino alla seconda metà del Novecento. Grazie. Dell'ensemble fanno parte Leonardo Bellesini al violino, Liviana Loatelli, che lei ha pianoforte, e Thomas Sinigaglia, fisarmonicista. Esatto. I due ballerini sono Francesca Caratto Sì, ed Enrico Tommasi. esatto. Bene, il concerto è gratuito, l'ingresso è Certo. gratuito, naturalmente previo prenotazione all'indirizzo info.dimensioniarmoniche@gmail.com. Dimostrazioni, scusate, dimostrazioniarmoniche@gmail.com. Ripeto, info.dimostrazioniarmoniche@gmail.com. Perfetto. Bene,
Ringrazio i consiglieri, ringrazio il vicepresidente, ringrazio Liliana. Grazie mille. E aspettiamo i cittadini che prenotano tramite mail. Grazie. Grazie ancora.